Cari amiche e cari amici, ben ritrovate nella mia umile dimora. Come vi avevo preannunciato, questo video è dedicato a una new entry nei miei acquisti, cioè sto parlando di Dampir. Nella fattispecie siamo arrivati al numero 229. Il titolo di questo album è Kurjak il vampiro. Appena uscito, insomma, l'ho acquistato ieri, l'ho recuperato in edicola. Perché acquistare Dampir? Innanzitutto, non è il mio primo acquisto di Dampir, anche per rispondere ad alcuni che già stanno cominciando a scrivermi per sapere qualcosa di Dumpy. Non ho avuto modo ancora di rispondere perché sto facendo il video. Perché non è il mio primo acquisto? Perché io iniziai ad acquistare Dumpy come sempre faccio con tutti i personaggi, tranne alcune eccezioni, all'uscita del numero 1, che uscì esattamente. Ragazzi, 19 anni fa, 19 anni fa ed esattamente nell'aprile del 2000, quindi siamo nell'aprile del 2019, diciamo ad aprile 2019, quindi sono passati esattamente 19 anni, neanche a farlo apposta, io non mi ero reso conto di questa coincidenza, però è così, aprile 2000, Dampir. Allora, diciamo che il primo numero si intitolava Il figlio del diavolo, che io lessi, ma che sono trascorsi 19 anni, e abbiate pazienza anche per la mia età, non è che mi ricordo esattamente, anzi non me lo ricordo affatto. Acquistai addirittura anche il numero 2. Eccolo qua, il numero 2, il cui titolo era La stirpe della notte. Sono in ottime condizioni. Il numero 2 addirittura non lo lessi neanche, quindi guardate, non è ancora in condizione da edicola. Successivamente, diciamo tempo fa, in occasione dell'uscita del numero 200 di Dampir, siccome era a colori, il 100 non ricordo perché Dampir non mi piacque all'inizio e quindi non guardai, diciamo, non controllavo le uscite. Invece mi accorsi che uscì il numero 200 a colori e ovviamente l'ho acquistato e l'ho anche letto, ma è passato un po' di tempo, tant'è che adesso siamo arrivati al numero, come dicevo prima, 229, quindi sono passati 2 anni, più di 2 anni, insomma, 2 anni quasi e mezzo dall'uscita dal numero 200 a colori. Quindi Dumpy non è la prima volta che io lo acquisto, ma in poche parole è quasi come se lo fosse, perché non ho seguito la serie. Posso soltanto dirvi, prima di parlarvi, come prima di parlarvi del numero appena acquistato, l'album appena acquistato e appena letto, l'ho appena finito di leggere per voi, anche se a me piace leggere i fumetti tantissimo. Quindi un breve excursus sul personaggio, sempre avvalendomi di Wikipedia, che è una fonte inesauribile di cultura fumettistica, insomma, ecco qua. Poche parole, non sto, cioè, la serie è stata ideata da Mauro Boselli, e da un altro, diciamo, autore, il quale io non ricordo, Maurizio Colombo, ecco, abbi pietà, Maurizio Colombo, non mi ricordavo il nome, Boselli. Maurizio Colombo, che dopo un po', però, a quanto pare per problemi di salute, sembra, abbandonò il progetto. Fu mandato avanti da Mauro Boselli, il quale praticamente all'inizio doveva trattarsi di una miniserie, ma poi è diventato una serie regolare della Bonelli, considerato che il primo numero vendette 65.000 copie, almeno a dar credito a quel che dice Wikipedia. Poi, ovviamente, mi sono perso questo Dumpy. Perché? Perché all'inizio, guardando i primi due episodi, sì, i disegni non erano malvagi, i disegni di Maio, che è diciamo un'abbreviazione di Mario Rossi, Maio con la J tra l'altro, non erano malvagi questi disegni, ma non erano, diciamo,
Sì, bei disegni, un buon disegno, un buon disegnatore, ma non era quello che io gradivo, diciamo. Anche il secondo numero, diciamo, che non ho mai letto, è stato, ma che anche lui, diciamo, contiene delle belle tavole, perché adesso sempre di artisti stiamo parlando, perché io quando dico a me quel disegnatore, rispetto sempre per l'artista, però ci sono quelli che a me piacciono e altri no, ma sempre di grandi artisti stiamo parlando. Poi non parliamo del numero 200 dei cui disegni, insomma, non mi piacquero particolarmente. Ma al di là di questo, mi sono perso degli albi con dei grandi disegnatori, perché dovete sapere che mi sono documentato e ho scoperto che alle matite, diciamo, di Napoli si sono alternati grandi disegnatori, tra cui tre dei miei preferiti. In particolare Alessandro Bocci, Maurizio Dotti addirittura, che è un grandissimo, è il mio disegnatore preferito in assoluto per quanto riguarda Dylan Dog, che è Fregieri. Allora, questi tre disegnatori sono eccezionali. Per me, lasciando perdere Tex, non parlo dei disegnatori di Tex, tra cui Civitelli, che voi tutti sapete che io ammiro tantissimo. Ma parliamo in generale di disegnatori, diciamo italiani, della Bonelli, Bocci, Maurizio Dotti e Freghieri, guardate, Freghieri, diciamo tra il vecchio e il nuovo, sono veramente bravissimi. Quindi mi dispiace aver perso questi albi dove avrei potuto ammirare l'opera di questi miei, come dire, artisti preferiti. Detto questo, di che cosa si tratta? Di cosa tratta questa serie Dampir? Chi è questo benedetto Dampir? Dampir praticamente è per l'appunto un Dampir, cioè figlio di un vampiro, una donna umana, a quanto diciamo, risulta dalla storia. E anche dalla documentazione di Wikipedia, praticamente nasce durante la Seconda Guerra Mondiale in un piccolo vi villaggio, e nasce mentre la madre muore di parto, senza aver mai conosciuto il padre, che a quanto pare doveva essere un vampiro. Per motivi inizialmente a lui ignoti, lui invecchia molto lentamente, per cui praticamente dimostra sempre 20, sui 25 anni, mentre insomma, è nato nella Seconda Guerra Mondiale, quindi è più vecchio di me praticamente, ma dimostra costantemente 25 anni. E praticamente, casualmente lui scoprirà, perché dice, recita Wikipedia, che lui cresce perseguitato dalla brutta fama di essere il figlio di una strega. Una volta cresciuto, sbarca il lunario, girovagando nei paesi vicini, assieme a un ragazzino, di nome Yuri, come il mio gatto, tra l'altro, neanche a farlo apposta, spacciandosi per un Dampir. Lui inizialmente non sa di essere un Dampir, quindi si spaccia per un Dampir, ovvero un figlio di un vampiro e una donna umana, in grado di eliminare ipotetici casi di vampirismo in persone già morte. Ecco, questo è quello cosa fa lui per sbarcare il lunario. A un certo punto, però, viene chiamato da Kurjak, che è uno dei comprimari della serie, che è il capo della milizia in una zona di guerra infestata da vampiri. E scopre a questo punto di essere veramente un Dampir, grazie a Tesla, che è un'altra comprimaria che è attualmente presente, come potete vedere. Ecco, vi mostro Dampir, Tesla e Kurjak, i tre principali protagonisti della serie. Quindi, grazie a Tesla, che è una vampira che diventerà sua alleata. Il sangue di Dampir è velenoso per i vampiri, per i maestri della notte, una razza di super vampiri, e pertanto Harlan Drago, quindi cioè il nostro Dampir, decide di dedicare la sua vita alla loro distruzione, accompagnato dai fedeli compagni Kurjak e Tesla. Riceve, tra l'altro, anche l'aiuto finanziario e morale di Caleb Lost, una mescia.
Adesso io non ditemi che chi cavolo sono questi Amesha, lo dovrò scoprire man mano. Posso, so, io mi sto documentando adesso su Wikipedia al volo insieme a voi. Quindi un Amesha rappresentante di una delle due fazioni da millenni in lotta tra loro. Ecco, adesso l'altra era quella, cioè quindi l'Amesha è l'altra fazione che lotta contro i maestri della notte, questa razza dei super vampiri. Ecco. Questo è in linea di massimo, diciamo, la descrizione del personaggio. Veniamo alla storia in questione. La storia in questione che io ho appena finito di leggere, e quindi non avendo, diciamo, e mi sembra di aver iniziato a leggere nel momento giusto, perché sembra che stiano succedendo delle cose molto importanti. Tant'è che la storia, innanzitutto, è il soggetto di Giovanni di Gregorio. Che io non conoscevo, devo essere sincero. I disegni sono di tale Fabio Bartolini, anche questo disegnatore io non lo conoscevo. E devo dirvi che mi è molto piaciuto, è molto bravo questo disegnatore. Mi è veramente, ho scoperto, diciamo, un altro artista, diciamo, come si deve. Ecco, a me è piaciuto abbastanza, diciamo, non eccessivamente. Ha una caratteristica questo disegnatore. Guardate, vedete queste tavole? Qui riesce a rendere l'interno di una fiera, cioè in maniera precisa. È molto preciso nei suoi disegni, che esegue in maniera molto particolareggiata. È molto bravo, devo dire la verità, a me è piaciuto. Se proprio bisogna trovare un difettuccio a questo disegnatore è questo: in tutte le scene dove c'è praticamente un contrasto fra l'oscuro e i personaggi, diciamo, lui praticamente li delinea con una sottile linea bianca che divide il personaggio diciamo, dall'ambiente oscuro. Questa cosa non mi è molto piaciuta perché lo fa sempre, guardate, anche in questo caso, in tutte le scene dove c'è un contrasto tra il personaggio e una parte dietro che è oscura, lui li delinea con questa riga bianca. Non mi è non, qualche cosa che non mi piace tanto, però per il resto bisogna dire che è bravissimo, insomma, ecco. Guardate bene questa tavola, è molto bravo, ecco. Specialmente quando disegna anche, diciamo, attrezzature moderne, auto, elicotteri. Guardate qui c'è scene con un elicottero mentre sono a caccia di un rinoceronte. Ci sono dei bracconieri che cacciano il rinoceronte per il codice. Quindi, dicevo, scusate la dissertazione di un appassionato di fumetti, dicevo che in poche parole mi sembra di aver iniziato la lettura di questo nuovo personaggio, nuovo per me, al momento giusto, perché a quanto pare da qualche tempo, ah, ecco, la copertina, dimenticavo, è di Enea Riboldi. Gradevole, ecco, non male, ecco, c'è molto di peggio. Da qualche tempo diciamo che Kurchak, il personaggio, l'unico personaggio dei tre che è un umano, quindi Emil Kurchak, l'unico personaggio appunto che è un umano, l'unico di questi tre ammazza vampiri, chiamiamoli così. Soffre da un certo tempo di una tosse, di una brutta tosse. Inoltre sembra che un parassita noto come Pallida Maschera è stato innestato nel suo corpo per conto dei terribili grandi antichi. Io purtroppo devo entrare in questa cosa del personaggio. Che cos'altro gli accadrà? Quindi, qual è il nemico dei Dampir dietro a questo diabolico piano ordito alle spalle dei nostri eroi? Ma soprattutto Emil Kurchak, soldato tutto d'un pezzo e amico fidato, può schierarsi contro i suoi può succedere che si schieri contro i suoi compagni di sempre? Sempre. In quest'albo apparentemente sembra che stia succedendo una cosa del genere. E quindi sembrerebbe che
Kurjak si sia trasformato a sua volta in un vampiro. Ma sarà così? Ma per scoprirlo dovrete leggere la storia. Leggendo la storia e arriverete a scoprirlo naturalmente da soli. Ma come recita, diciamo, la didascalia che presenta l'anteprima del prossimo numero in uscita, e il prossimo Vampir, cosa dice questa didascalia? Che Kurjak e Arlan sono entrambi scomparsi da Praga. Se il primo fa i conti con la sua malattia, quindi già siamo alle prese con la malattia, il secondo deve obbedire agli ordini della succuba Elisheth e affrontare un vecchio nemico. Quindi, io che sono un neofita di Dampir, scoprirò man mano, diciamo, tutte le trame, le sottotrame delle vicende di questo personaggio. E quindi, no, non sono ferrato per fare una recensione come si deve. Però posso dirvi che l'album mi è piaciuto, mi è piaciuta la storia che mi sta intrigando, mi sta prendendo, e mi sono piaciuti i disegni. Quindi, da acquistare, l'album passa super a pieni voti l'esame, e ve ne consiglio l'acquisto se volete iniziare a seguire Dampir. Ovviamente quelli di voi che già lo seguono e quindi ne sanno più di me. A questo punto questa mia nuova recensione, mi sono dilungato un po' troppo, è finita. Vi lascio con il grosso abbraccio dal profondo del mio cuore. Vi do appuntamento, e augurandovi nel contempo un buon proseguimento di sabato pomeriggio e un magnifico sabato sera, e vi do appuntamento per il mio prossimo video. Alla prossima.